Siamo pronti a difendere il capitano dei Mugiwara. A spada tratta! Andiamo contro Kaido, Law e Kid. Ma no così tanto per. Vediamo per quale motivo. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per un nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E ricordatevi di lasciare un bel like. A 750 like un altro video su One Piece prima dell'uscita del prossimo capitolo. Con gli ultimi capitoli abbiamo assistito alla sconfitta di Big Mom. Con gli scorsi video commenti abbiamo fatto notare come Ruffy sia stato messo in risalto dall'autore rispetto a Kid e Law. Abbiamo detto infatti che mentre Law e Kid hanno affrontato insieme un solo imperatore, Ruffy da solo ne sta affrontando un altro. E l'aspetto interessante è stato appunto il fatto che Kid e Law hanno fatto di tutto per impedire a Big Mom di raggiungere Kaido, perché loro hanno creduto che il capitano dal cappello di paglia avesse delle speranze nel riuscire a sconfiggere da solo l'imperatore Kaido delle 100 bestie. Queste affermazioni, come immaginavamo, non sono state condivise da tutti. Giustamente ognuno percepisce il manga dal proprio punto di vista e ha le proprie idee, quindi è normale non essere tutti d'accordo. Attraverso i commenti molti hanno fatto notare che non è vero che Ruffy sta affrontando da solo Kaido, perché prima di arrivare a questo scontro l'imperatore se l'è vista con numerosi personaggi, per cui è già stato indebolito e adesso quindi non si può dire che Ruffy lo stia sconfiggendo da solo, perché bisogna considerare tutti gli avversari che lo hanno affrontato in passato. È giusto quindi da parte nostra, oltre ad essere doveroso, rispondere a queste osservazioni, spiegando dunque meglio perché noi pensiamo che Ruffy rispetto a Law e Kid sia più forte e perché da solo sta affrontando un imperatore. Partendo dunque dalle osservazioni fatte dai commenti, bisogna applicare lo stesso ragionamento anche su Big Mom. L'imperatrice non è che è stata affrontata solo da Law e Kid, ma come abbiamo visto nel video commento precedente, nel corso di questa saga, prima di arrivare a questo scontro, ha subito numerosi colpi diretti ricevuti da vari avversari. Oltre a questo, per più di una volta, i suoi homies sono stati attaccati. Ora non sappiamo se questo influisce sulla sua energia, ma sono comunque degli attacchi subiti a delle creature nate dalla sua anima. A prescindere da tutto questo, però, nonostante gli attacchi subiti da altri personaggi, Big Mom ha affrontato uno scontro dove se l'è vista con due avversari insieme. Non uno, due personaggi che l'hanno messa in difficoltà con una serie di attacchi combinati. Da soli probabilmente non avrebbero avuto lo stesso successo, quindi per come la vediamo noi, Kid e Law hanno vinto contro l'imperatrice perché l'hanno affrontata insieme. Da soli il risultato probabilmente sarebbe stato diverso. Adesso passiamo a Kaido. Ovviamente non possiamo paragonare gli attacchi subiti da Big Mom dagli altri personaggi rispetto a quelli che ha subito Kaido. L'imperatore ha affrontato tantissimi avversari in più rispetto a Big Mom, per cui è davvero giusto considerare che Kaido non è di certo arrivato allo scontro con Ruffy in tutta freschezza. Ma lo abbiamo visto comunque affaticarsi ed essere colpito negli scontri con tantissimi avversari. Per cui, sì ragazzi, questo è vero. Nonostante questo però, vediamo Ruffy e Kaido continuare a lottare e tenersi testa l'uno con l'altro. Allora questo cosa significa? Che Ruffy ci sta riuscendo a tenergli testa solo perché il suo avversario è stato indebolito dagli altri? Se Kaido fosse al 100% riposato, Ruffy non avrebbe speranza? Pensiamoci, ragazzi! Come possiamo dire una cosa del genere? Perché vi ostinate a difendere Kaido? Ma abbiamo pensato invece a fare il ragionamento inverso? Neanche Ruffy parte da una situazione ottimale, eppure è impegnato in uno scontro testa a testa con l'imperatore. E allora vi rivolgiamo una domanda che sì, può suonare assurda, ma che ci potrebbe far riflettere. Se Ruffy fosse al 100% riposato, nel pieno delle sue forze, e non avesse subito tanti danni, Kaido riuscirebbe a tenergli testa o verrebbe sopraffatto dal suo avversario? E questo è il nostro ragionamento. Ruffy, prima di arrivare allo scontro con Kaido, ne ha passato un sacco. Sin dall'inizio della saga di Wano ha affrontato numerosi avversari. Ha subito un attacco pesante da Kaido stesso nel primo atto. È stato messo in difficoltà all'interno della prigione di Udon nel secondo atto. E in questo terzo atto, da quando è arrivata a Onigashima, si è ritrovata all'interno di una guerra contro vari personaggi nel corso della quale ha compiuto una scalata prima di giungere da Kaido.
Poi è stato sconfitto pesantemente da lui, è stato lanciato giù da Onigashima, si è rialzato, è risalito e sta affrontando Kaido di nuovo. In tutto questo ha imparato a utilizzare nuovi attacchi nel corso della battaglia, mettendo sotto sforzo il proprio fisico. I danni di Luffy sono stati più grandi da quelli subiti da Kaido, perché il capitano dei Mugiwara è finito al tappeto più volte. Quello più stremato tra i due sembra essere Luffy, e nonostante questo sta lottando da solo contro Kaido. Pensate davvero che Kid da solo o Law potrebbero singolarmente contrastare Kaido? A voi la risposta nei commenti. E con questo è tutto ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video su One Piece. Alla prossima! Alla prossima ragazzi!